sembra che vogliono annunciare due nuovi Pokémon stasera ai Video Game Awards. Pokémon di Hisui, di Leggende Pokémon Arceus, probabilmente Electrode e Voltorb, e se annunciano Electrode e Voltorb, si esplode. Beh, per droppare Voltorb l'hanno droppato. Dall'anteprimo sembrava particolare. Mamma mia. Erba... Cosa? Erba elettrica? Ok. Ma erba elettro? Perché non... è fatto con legno. Aspetta, aspetta, aspetta. Erba elettro perché è fatto con legno. E dato che le Pokéball erano fatte con legno, Voltorb è per forza erba. Ma perché anche elettro? Da cosa è dato l'elettricità? A parte il suono, che è quello proprio di prima gen, sto suono. Spero abbiano aggiornato i suoni, perché se no... basta. Però la cosa più interessante sono le rovine che vediamo dietro. A me interessano di più le rovine che vediamo piuttosto che Voltorb stesso. Allora, sembra che abbia gli occhi cavi, quindi... attenzione però, è un full 3D Voltorb, non è un PNG quello che ha sugli occhi. A volte, spesso e volentieri, in Pokémon, danno gli occhi e la bocca sono un PNG. Sui modelli 3D, invece questo è un modello full 3D. Dato che ci siamo oramai alla release di Pokémon, questa sarà la grafica, visto che a tanti piace parlare di grafica. Voltorb di Hisui, erba elettro, e gli occhi sono cavi, come si vede anche nella foto lì. Il fatto che sia una Pokéball, e se fosse... allora, la teoria è che Voltorb è un Pokémon posseduto da un Haunter, che non è più riuscito ad uscire dalla Pokéball. Ma questo sembra un Pokémon creato dall'uomo, attraverso il quale passa corrente elettrica. Bisogna vedere effettivamente come lo giustificano, perché è scolpito in legno. Però come hanno fatto a dargli vita? Con la corrente elettrica? Che non esisteva ancora. I fulmini di Arceus hanno colpito delle Pokéball? Questo è un famosissimo meme. Ah, ma alcuni sono più grossi, altri più piccoli, che abbiano introdotto la grandezza dei Pokémon diversa? Se l'hanno fatto, si gode massimissimo proprio. Perché questi sono grossi, ok? Sono Pokéball giganti. E non sono Electrode, se no ce lo dicevano. E se questi Voltorb fossero tipo dei giocattoli, tipo le bambole da Ruma, e poi colpite dal fulmine di Arceus hanno preso vita improvvisamente? È una soluzione molto tirata per le orecchie, ma ci potrebbe stare. Però ragazzi, la cosa più bella è la grandezza dei Pokémon. Sono come l'anime, che tipo Charizard è alto 2 metri rotti nell'anime, mentre in realtà dovrebbe essere 1,7 m, se non sbaglio. 1,6 m, 1,7 m. Quindi, dato che noi stiamo creando il primo Pokédex, dobbiamo catturare anche più volte lo stesso Pokémon, come mostrato negli altri trailer, e quindi magari trovarlo di grandezze diverse aiuterà anche a classificare nel futuro che la dimensione media di un Pokémon è quella appunto che vediamo poi nelle generazioni successive, tipo Charizard 1,7 m è la media. Non è l'unica grandezza, potrebbe anche esserci un Charizard più piccolo come un Charizard più grande. Così come Dragonite, se vogliamo canonicizzare l'anime, esiste un Dragonite enorme, il Pokémon del faro. Quindi aspettiamo gennaio e se va come deve andare, il canale subirà un cambiamento radicale. Aspettiamo.